commesso un omicidio. L'ho commesso impassibilmente, senza movente, senza errori e senza indizi. Quando ci liberiamo di lui? Stanotte. Questa è la storia completa, la perfezione criminale, la storia completa di un crimine perfetto. Cosa ci fa qui? Questa corda? Una corda? Sì, signore! Una corda! Why does it seem so inviting? Avrei notato che stiamo per consumare la nostra cena su una cassapanca. Già, in effetti mi sembrava un po' strano. Siamo davvero costretti a mangiare intorno a questa cassapanca? Certo che questa si preannuncia come una serata alquanto bizzarra e misteriosa. Credo che sia la persona più infantile di questo mondo. Penso onestamente che il suo unico passatempo durante le vacanze sia il teatro. Credo che questa cassapanca sia piena di ossa putrefatte! Questo non avverrebbe neanche nei racconti di Edgar Allan Poe. C'è qualche problema? Che strano ricevimento, non che questo mi preoccupi. Diciamo che da quando sono arrivata si devono essere svegliati male. Ecco, sono stati nervosi tutto il tempo. Qual è il problema? Dimmi qual è il tuo problema. Pensavo fosse lui, pensavo fosse David. David non è tornato. Non è tornato? No. Ma ti sei forse già dimenticato che qui dentro c'è il suo morto ammazzato? Ci sono così tante persone. E io ucciderei volentieri. Pronto me? Allora! Posso avere qualcosa da bere? Ma certo, non c'è fretta. Quei libri erano legati davvero male. Ucciderei subito a te come ucciderei lui! E tu per primo! Stupido! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa sono tutti questi sospetti? Nessun sospetto, Brandon. Solo convinzioni fondate. Non ti piacerà guardare là dentro, cadere. Non ti piacerà affatto! Torna a sedere, Brandon! Siediti! Thank you.